Buongiorno ragazze e ragazzi, oggi siamo ritornati qui con un nuovo video. Questo video si tratta di miniserie 8. E bene, ci vediamo dopo. Ok ragazzi, siamo ritornati e ora siamo al Lauchan. E bene. Buongiorno ragazze e ragazzi, oggi siamo ritornati qui con un nuovo video. Questo video si tratta di miniserie 8. E bene, ci vediamo dopo. Ragazzi, abbiamo incontrato una bambina che ci segue. Come ti chiami? Miriam. Quanti anni hai? 7. Da quanto tempo ci segui più o meno? Da tanto? Diciamo da un po' di tempo. Qual è stato il tuo video preferito? Quando avete fatto quello lì dei palloncini. Quello la farina. Quello faceva ridere. Va bene ragazzine, qui siamo sempre a Lausanne e abbiamo incontrato altre due bambine che ci seguono. Tu quanti anni hai? 9. Tu? 10. E come vi chiamate? Nadia e Nicolino. Qual è stato il vostro video preferito? Scrizzitele fuori. Tutti. Ok. Scrizzitele fuori. E va bene. Ragazzi. Ci siamo a Lausanne e abbiamo preso un pacchetto di sushi, un pacchetto di sushi perché lo vogliamo assaggiare. Poi abbiamo preso anche questi che sono i yakisoba. Aspettate se li riesco a prendere. Così oggi faremo un pranzo a base di cinese. Perfetto. E abbiamo preso anche le bacchette, perché praticamente a Lausanne c'è questo negozio, c'è questo banchetto di sushi e quindi vendono le bacchette e allora le abbiamo prese. Quindi oggi tutta a base di cinese, perché io voglio assaggiare tutto quanto. Tutto. Bene, noi ci vediamo dopo. Ragazzi, finora non abbiamo incontrato più bambine, ci seguono. Vabbè, ora ci stiamo mandando le stringhe perché siamo uscite dall'auto e ora ci mangiamo queste. Noi ci vediamo dopo. Sì, ritornati, ora mangeremo i noodles e il sushi. Il sushi non l'abbiamo mai assaggiato e questi sì. Sono al pollo. Bene, assaggiamo prima questo. Non facciamo vedere la marca. Non lo so. Buoni. Vabbè, questi li lasciamo da parte. Ora assaggiamo il sushi. Okay. Il sushi è un po' di dubbi. Però, vabbè. Allora, il sushi usiamo sempre con la forchetta. Con la forchetta. Vabbè, prendiamo un altro. No, non le prendiamo altre. Le lasciamo qua. Allora. Non le voglio spezzare. Oh! No, ma assaggia questa cosa. Ma che ne sai? Allora, non puzza. Questo non lo uso. Allora, questa è salsa di soia. Questo è il wasabi che è piccante, quindi no. No, questo è il wasabi, non lo usiamo, è piccante. Allora, io assaggio quello là con i suri. Anche io. Ho paura! Ma sta cosa si pulisce? Aspetta. No, dai, non ce la faccio. Com'è? Buono. L'alga fa schifo. Quindi io la tolgo. Va bene. Se leviamo l'alga è buono. Prova. Usa sempre quello che ho io. L'aiuto. Dai, sta già dentro così. No, no, no. Non ce la fa, Giulia. No. Aspetta, te la levo io l'alga. Grazie. Mi fai proprio un piacere. Bel riso. Io e Giulia mangeremo questo perché questo non ci piace, via. Ciao. Lo daremo a mia mamma. Che di sicuro te la mangerà. Ok, noi ci vediamo dopo. Ok ragazzi, aspetta, fammi mettere di qua, altrimenti non viene. Okay, siamo quasi pronte, stiamo per andare al maialino. Guardatemi. Aspetta, non vieni. Allora, Giulia si è fatta i frisè a questo bellissimo vestitino. Aspetta, ora vi faccio vedere.
aspetta, tu mettiti così. Upla, bellissima, vero? E poi ora i calzini al piede, che non si vedono, alza la gamba. Aspetta, alza. Vabbè, calzini, semplici calzini così. Ok, io invece mi sono messa questa maglia della Primigi, che ce l'ho tipo da una vita. Poi questi pantaloni a vita alta, bellissimi. Aspettate. Ok, così con questo tu ferma con questi così qua vicino e poi ho i calzini e poi ho i calzini, i calzini e poi mi devo mettere e poi quante volte ho detto e poi mi devo mettere le Converse. Sì, sì. Ragazzi, siamo ritornati, ora stiamo andando quindi all'aria aperta per il maglialino. Aie dai. Sì, io mi sono fatta la coda. Guardatevi. Papà che viene dietro. Giulia, ma che te li sei fatti a fare poi? Vabbè, tutto bene. Ok, ci vediamo. Sì, siamo ritornati e ora siamo in macchina. Che emozionante. Perché sto montando noi al maialino. Ma stavo scherzando, era una battuta. Sparami, sparami adesso. Aspetta, ora la prendo io. Prepara la pistola, metto sempre il letto. Metto il letto, la rocchera per il letto. Vabbè, la più bella ormai, la nostra preferita. Quale è bella? Andiamo a comandare. Andiamo a comandare. Va bene, e noi ci vediamo dopo. Buongiorno ragazzi, no buongiorno, ma quando mai? Vabbè ragazzi, questa giornata l'abbiamo passata qui, ovvero a Napoli, perché noi abitiamo in provincia di Napoli e siamo a Pozzuoli. C'è bellissima la città di Pozzuoli, c'è questo mare, guardate. Aspettate, vi faccio vedere un po' com'è il mare, vi faccio vedere il mare, perché è stupendo, soltanto che è profondo, però è bellissimo. Ora vi faccio vedere. Ragazzi, il mare, poi si sente tutto l'odore del mare, com'è bello. Non potete vedere perché voi state vedendo. Poi ovviamente ci sono tutti gli scogli, perché il mare di Pozzuoli non è con la sabbia, ma è con gli scogli. E come vedete si può anche scendere, lo vi faremo vedere meglio. Comunque è bellissimo, ragazzi. Comunque bellissima, andateci se abitate in provincia di Napoli. Ecco dove si è fermata. E dai, ci voglio provare anch'io, mantieni il telefono. Vieni. Ce n'è un'altra là. E lo so, però aspetta. Riprendi tu. Andiamo di là, ce ne sono due. Siamo andati a Era rosso, rossissimo. Ho trovata una anche io ed è comodissima perché poi non è neanche in un negozio, no? E quindi è favolosa, bellissima. Qui saremo tipo fino alle 10. Bene, andiamo. Siamo contentissimi di stare qua, è bellissimo. C'è poi un vento bellissimo. Giulia, sei in spalle, non ci vedi? Comunque è bellissimo. Guardate, è profondo con gli scogli, però è bello, molto bello. Cioè ragazzi, là c'è una nave, guardate. E là c'è un motoscafo che poi ci può fare la persona. Comunque dopo scendiamo anche giù perché vogliamo assolutamente vedere da vicino. E sì, andiamo avanti. Ci vediamo tra poco, ciao! E ragazzi, stiamo andando giù al mare, scendiamo. Stop. Scendiamo. Ciao. Faremo una challenge ora a chi lancerà la pietra più in là. Giulia, guarda e lanciamo. Pronto? Andiamo a chiudere.
io faccio i selfie mossi, alla web io che ne ho, non mi fumo canne, sono anche a semio, io non faccio brutto, ah, col trattore nel mare, andiamo a comandare, scatto fatto col mio cane, andiamo a comandare, già batte dentro al mare, andiamo a comandare, smoccio l'acqua nel mare, andiamo a comandare. Bene, era uno sketch strano però. Mua. Ma ciao! Due non è facile! Non me la ricordo più, che volete da me voi? Ragazzi, abbiamo finito a una certa bancarella più o meno, si può chiamare così, delle pannocchie che non mangiamo da tempo perché non le vediamo mai. Mua, che buone! Ebbene, ora stiamo camminando di sera, non so quanti ore sono, ma andiamo. Andiamo a comandare. Andiamo a comandare. Ragazzi, non poteva mancare il panino col kebab. Ne abbiamo preso uno e lo condividiamo tutti e due. Abbiamo preso anche le patatine, la pizza, la Coca-Cola e l'acqua. E è caduto il kebab, vabbè, non fa niente. E niente, quindi noi...
Ragazzi, siamo ritornati a non muovere sta mazza tu. E sì, Sirapo. E giorno un altro poco e tipo mezzanotte 12, mezzanotte così. Giulia, vieni qua, noi siamo già al Bocta. E quindi sì. Vediamo la buona notte, ci vediamo sì. Domani. Ora andiamo. No, giusto, come fa male. Andiamo a metterci il pigiama e vi salutiamo. Magari vi faremo vedere come siamo in pigiama. Ma non molto. Ciao. Ci vediamo dopo. Oh, domani. Bacione. Giulia, diamogli un bacione.